Domenica 8 marzo 2015 in tutta Italia si è celebrata l'ottava giornata delle ferrovie dimenticate, un momento che ha visto in tutto il paese l'organizzazione di diverse iniziative come escursioni, passeggiate in bicicletta lungo tratti ferroviari in abbandono che hanno l'obiettivo di portare all'attenzione della popolazione, degli amministratori, dei media locali e nazionali il patrimonio ferroviario minore che non solo non dovrebbe essere perduto ma dovrebbe anche essere posto al centro di una politica di rilancio della mobilità in numerosi territori. Il patrimonio ferroviario dismesso ammonta in Italia infatti a quasi 6.000 km e tende ad aumentare in seguito alla costruzione di rettifiche o varianti di percorso o per la sospensione di tratte sempre più per motivi economici. Quest'opera di dismissione ha dato origine a tutto un patrimonio di impianti, stazioni, depositi, ponti, gallerie e rotabili che tra l'altro meritano considerazione e rispetto per la ricerca ingegneristica che li ha creati e per il valore storico e paesaggistico che rappresentano a tutti gli effetti. Per la città di Como, l'ottava giornata delle ferrovie dimenticate ha riscoperto anche un valore simbolico non indifferente. Sono infatti trascorsi ben 10 anni dalla posa a cura dell'associazione Jubilantes del bassorilievo di San Pietro da Verona all'interno dell'atrio della stazione di Como San Giovanni. L'importante sodalizio culturale comasco, che recentemente è stato insignito del premio Europa Nostra, promosso dalla Commissione Europea come ente di eccellenza per l'attività pluriennale svolta per la tutela del patrimonio culturale europeo, come unica realtà italiana ad ottenere tale riconoscimento, l'8 marzo del 2005 curò la posa del bassorilievo realizzato dall'artista Abele Vadacca nella principale stazione cittadina, appunto per ricordare le radici storiche del sito. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Vi saluto a nome dell'Associazione Jubilantes, a nome dell'Associazione Come in Treno, a nome dell'Associazione Club Treni Brianza. Vogliamo esprimere il nostro ringraziamento a 100 stazioni per l'ospitalità e la collaborazione, al Comune di Como per il patrocinio e il riconoscimento dato alla nostra iniziativa. E poi ringraziamo tutti i presenti intervenuti e in particolar modo l'assessore Luigi Cavadini, che è qui con noi, che ci ha omaggiato della sua presenza. Gli cedo la parola. Penso che queste occasioni siano importanti perché non solo presentano degli oggetti di una qualità tecnica, tecnologica anche di alto profilo, ma perché ci fanno ripensare alla storia della nostra città, ci permettono di ricostruire. Basta seguire quei pannelli per rivedere la storia dei trasporti della nostra città e scoprire per molti che i treni non fermavano alla stazione San Giovanni, ma arrivavano a Lago per consentire poi il trasporto lungo per via Lacuale verso la Valtellina. E quindi già questo è una scoperta per molti che non hanno la mia età, che sono più giovani, di qualcosa che c'era e che non c'è più e che ha rappresentato un momento significativo della nostra storia. E poi la riscoperta non è certo infantile del modellismo, ma è una riscoperta che permette di ripensare a quello che è avvenuto in ambito trasportistico e di capire come siamo arrivati ai treni ad alta velocità di oggi, ma con dei passaggi che sono sicuramente importanti all'interno del divenire del mondo del trasporto. Ringrazio tutti voi, ma ringrazio soprattutto Jubilantes e Como in Treno per questa iniziativa. Sono iniziative che si inseriscono nell'attività delle due associazioni, che è un'attività intensa, è un'attività quella poi di Jubilantes, che i percorsi dei treni li ha fatti a piedi,
no? Domenica c'è stato uno di questi percorsi a cui avrei voluto partecipare, ma purtroppo ci sono cose che non mi permettono più di fare, le iniziative che ci sono in città, e poi è come in treno, che sul treni sta riflettendo in modo molto serio, dalle ricerche che compie negli archivi, che ha compiuto e che sta compiendo negli archivi, e che permettono di ricostruire non solo i treni e le ferrovie che in effetti ci sono state, ma anche quelle che sono state progettate e che non sono arrivate in fondo. Ecco, grazie poi a tutti voi che siete presenti in questa occasione, ma anche a quanti oggi passeranno di qui per vedere questi modelli e soprattutto questi plastici, che danno un'idea vera di quello che è o che è stato il mondo del trasporto. Grazie. Volevamo cogliere l'occasione per ringraziare anche Cristina Vaccani, rappresentanza del Comitato Pendolari della Ferrovia Como-Lecco, che si sta tanto adoperando per il rilancio di questa importante infrastruttura ferroviaria a servizio di un territorio che ha bisogno di una mobilità più intelligente, una mobilità più rispettosa dell'ambiente. Passo adesso la parola all'Associazione Jubilantes per il proseguo di questa manifestazione. Oggi è l'ottava giornata nazionale delle ferrovie dimenticate e Jubilantes, appunto, insieme all'associazione Comotreno, vuole evidentemente non solo ricordare quasi nostalgicamente questi momenti, ma vuole anche concretamente promuovere, sia dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista molto concreto, questi valori che stanno dentro e attorno a questa realtà. Non è un caso che la settimana scorsa più di 100 persone hanno camminato lungo il sedime della Grandate Malnate e ripercorrendo un po' il percorso che la Ferroviva aveva in qualche modo segnato. È una giornata quindi importante che ci aiuta a ricordare, appunto, non nostalgicamente, ma a vivere in maniera, diremmo, in maniera proattiva, cioè ancora oggi possiamo lavorare per garantire, per costruire una cultura che è legata al concetto della mobilità dolce, al concetto di un recupero anche turistico dei nostri sedimi. E poi chiaramente anche l'architetto Gioldi qui vicino a me ulteriormente vi declinerà concretamente le iniziative che oggi stiamo in qualche modo insieme costruendo. Però prima vorrei anche qui come associazione ricordare per noi un avvenimento importante. 10 anni fa veniva inaugurata proprio qui la scultura del maestro Abele Vadacca, che è qui con noi, e questa scultura, che è stata donata dagli Jubilantes, è stata donata a memoria del convento e della chiesa di San Giovanni Pedemonte che qui esisteva, e anche il ricordo raffigurato nella scultura di San Pietro da Verona. La scultura ne ricorda la figura, poi l'approfondiremo questa figura con l'intervento di Giulia e con le attività che attorno a questo santo l'associazione Jubilantes ha elaborato in questi anni, in particolare il cammino, appunto, di San Pietro, che da Cantù si snoda e si svolge verso Milano passando per Seveso. San Pietro, grande inquisitore, è stato da Papa Innocenzo IV incaricato di lavorare per garantire e tutelare quella fede cristiana che lui stesso in qualche modo voleva interpretare. Grande inquisitore che poi troverà la morte proprio sul cammino di San Pietro che collega Cantù a Seveso. Prima però di lasciare la parola al nostro scultore, che sicuramente ringraziamo e salutiamo, non possiamo non ricordare tra gli avvenimenti di questa giornata anche parlando di ferrovie dimenticate, appunto, non possiamo non ricordare anche il raccordo di Santa Teresa che sfociava a Lago, e lì c'era addirittura la stazione ferroviaria e lo scalo merci nei giardini, e ancora oggi c'è la locomotiva che ricorda quel passato. Questo è importante perché
lì si percorreva, si andava verso quelle vie d'acqua che attraverso i comballi portavano le merci lungo il lago. Credo che anche questo sia un elemento importante che in una giornata come questa non si può non ricordare e non risottolineare. Ecco, detto questo, io personalmente a nome dell'associazione sono molto contento di essere qui, ringrazio tutti voi, mi permetto di ringraziare in particolare le donne, visto che oggi è l'8 marzo, molto meglio di me magari lo scultore saprà trovare parole più adatte anche per ricordare questo appuntamento. La particolare denominazione dello scalo, infatti, va fatta risalire alla presenza in loco per 6 secoli di un antico monastero appartenuto nei momenti di maggiore splendore all'ordine domenicano, dedicato ai santi Giovanni Battista e Giovanni Evangelista in Pedemonte, ovvero ai piedi del monte. La struttura venne edificata tra il 1220 e il 1233 e fu molto importante per la vita della città di Como, della sua diocesi, anche perché fu sede del tribunale locale dell'Inquisizione, la cui giurisdizione spaziava dalla città fino a Monte Ceneri, alla Valtellina e alle valli varesine. Il protagonista del bassorilievo, San Pietro da Verona, che è copatrono della diocesi comasca insieme a Sant'Abbondio, fu uno degli inquisitori più importanti di tutta la storia comasca e ricoprì tale incarico per un certo periodo non solo per la chiesa comense, ma anche per quella ambrosiana. Drammatica fu la sua scomparsa, avvenuta in seguito all'aggressione perpetrata da alcuni eretici. Il monastero rimase attivo fino al 1782, quando in seguito all'applicazione delle disposizioni di Giuseppe II, il famoso re sagrestano, figlio dell'imperatrice Maria Teresa, venne soppresso. 30 anni più tardi, era il 1810, venne destinato a ricovero dei poveri, ma pochi anni più tardi, nel 1815, venne definitivamente abbattuto, viste le sue condizioni fatiscenti. Sul luogo dove un tempo era attivo il monastero, iniziò ad operare dal 27 luglio 1875 la nuova stazione cittadina denominata appunto Como San Giovanni, che consentiva un'agevole discesa alla città da parte dei viaggiatori dopo l'apertura del collegamento ferroviario tra il Comasco e il Canton Ticino. Da segnalare che i lavori per la costruzione della prima infrastruttura, poi modificata nel 1949, andarono molto a rilento a causa dei numerosi reperti riportati alla luce proprio nelle fasi di scavo sull'area un tempo occupata dal monastero. Che strano questo posto che un tempo era un posto di silenzio, dove solo una campana, dove solo lodi, preghiere interrompevano il vento che dal monte scendeva a piè de monte. Questo luogo era un luogo di silenzio, era il luogo del grande monastero di San Battista in piè de monte, ai piedi del monte. Qui i domenicani avevano costruito questo grosso, importante, qualcuno la chiamò la Fortezza Bianca. Era una fortezza che vigilava su Como, distante con le sue mura, su Sant'Abbondio, che qui sotto, sul monastero di Sant'Abbondio, e poi ancora su una via, su una grande via di collegamento che dal nord scendeva, univa Milano, passava da qui. Qui, una mattina di tanti anni fa, uscì per andare a Milano. Frate, ma non un frate qualsiasi, un frate importante, frate Pietro, Pietro martire, e lo diventò dopo. Pietro era il grande inquisitore della Lombardia, e vi era una guerra atroce, una guerra che non faceva sconti a nessuno, era una guerra contro gli eretici. Pietro quel giorno partì da qui, era una giornata fredda, aveva appena nevicato,
e lui temeva. Temeva i lupi perché sapeva che doveva passare da selve oscure, per esempio la selva Regia prima di Como e poi ancora un'altra selva al Morchirolo vicino a Seveso. Ma cosa temeva di più? Temeva gli eretici. Lui andava a Milano per predicare, per dire i nomi delle grandi famiglie, famiglie nobili, famiglie che stavano tramando contro la Chiesa di Roma. Erano i da Giussano, erano i Porro, erano famiglie potentissime. Lui sapeva che le spie avevano intercettato le sue intenzioni, sapeva che era in pericolo di vita, sapeva che doveva arrivare a Milano per poter finalmente dire chi erano i nomi degli eretici, dei catari. Chiamò un frate, frate Domenico, e poi si incamminò e seguì il tratto per Cantù e poi ancora più avanti. Ma per sapere come andrà a finire, vi invito tutti la prima domenica di maggio, il giorno 3, alle grosso modo alle 9, partiremo da Sant'Abbondio noi come gruppo Jubilantes e arriveremo a Cantù. Tutti siete invitati e saprete come la storia di San Pietro Martire terminò. Grazie. Ecco, prima di passare la parola allo scultore Eva Dacca, per noi questo è anche un momento importante come associazione, per cui nel decennale appunto della deposizione della scultura che vedete lì, noi vorremmo omaggiare lo scultore con un piccolo omaggio che racchiude un po' l'attività dell'associazione, i cammini più importanti, e quindi è con piacere che lascio a Giulia l'onere di consegnare a lui. Grazie. 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 Bene. Buongiorno a tutti. Innanzitutto un augurio a tutte le donne presenti, perché oggi è una festa importante per loro, ma ritengo che dovrebbero essere omaggiate tutti i giorni per il lavoro e il sacrificio che compiono come mamme, come donne di lavoro in questo momento. In questo momento poi particolare sto seguendo a Parigi la prossima settimana una scultura per l'Olimpiade Go, che fu una donna importante perché fu anche ghigliottinata durante la rivoluzione francese, ma fu importante perché rinnovò molto la figura della donna, della libertà e dei suoi diritti. Quando gli Jubilantes mi chiamano, io corro sempre con piacere perché abbiamo fatto diverse cose insieme. Di pietre seminate ce ne abbiamo fatte anche tante, Appello in Valtellina, Appello in Alto Lago di Como e poi sul sedime del ferroviario un'altra scultura. Ricordo molto bene, ahimè, 10 anni fa, sono passati 10 anni, questo momento in cui mi chiamarono, mi convocarono per commissionarmi quest'opera. A dire il vero, la mia storia con Pietro è molto strana, casuale, ma il fatto gioca strani scherzi. Ve la racconto se vi va. Per l'esattezza andavo a cercare una statua di Santa Rosalia in quegli antri oscuri, quei capannoni antichissimi del Duomo di Milano. Io mi occupo dei restauri del Duomo di Milano e cercavo la statua perché avevo bisogno di alcune iconografie, immagini iconografiche. La statua di fatto lì non c'era, era su in cima, collocata in cima, ma casualmente mi imbattei in questa statuetta, in questo piccolo santo, che mi colpì perché sul cranio, sulla testa, aveva conficcato quello che poi capì si chiama falcastro. Mi soffermai un attimo, poi c'era questa luce fioca, però anche tagliente, che lo illuminava, quasi volesse indicarmi un percorso, ma mi incuriosì, Luigi, poi però
lo lasciai perché avevo altro da fare. Da lì a qualche giorno mi fui convocato da Jubilantes per la commissione di quest'opera e iniziai a studiarlo. Fu posta lì a tre marmi, un nero di Varenna, che è tipico del lago, un marmo italiano e poi un pezzo di marmo di Musso, che poi su cui ho inciso il convento. Viene posta questa scultura e dopo qualche tempo mi ritrovo ancora con Pietro sul suo cammino o sul cammino mio con lui per operare su una fontana che è sul lago di Como a Lezzano, che è molto vicino ad un tribunale dell'Inquisizione dove Pietro pare avesse operato. E lì mi dicono: tu devi parlare della lotta alle streghe. Quindi un'altra volta mi ritrovo con questo personaggio. Chi lo sa, forse nella vita lo rincontrerò ancora. È sempre un piacere farlo e se poi lo faccio con questo pubblico meraviglioso è ancora meglio. Grazie. Buongiorno a tutti. Volevo ringraziare per questa iniziativa che è stata proposta in stazione. Anzi, so che è dalle 7 di questa mattina che siete tutti a lavoro per dare alla stazione questo risultato. E siamo molto soddisfatti perché si avvicina molto alla mission di 100 stazioni, ovvero che la stazione non è fatto solo di ferro e binario, ma è fatto anche di questo. Quindi volevo ringraziare, grazie. Ringraziamo il dottor Gagliardi, rappresentanza di 100 stazioni. Un appunto: se dovesse avanzarvi qualche locale, noi abbiamo bisogno di dare una collocazione a un sogno che si chiama Museo Rivarossi. E quale posto migliore di una stazione per ricostruire la storia di un marchio che ha fatto grande il treno in miniatura nel mondo? Possiamo parlarne e discutere, sì. Per ricordare questo anniversario è stato realizzato un ricco programma di iniziative promosse da Jubilantes e da altre associazioni del territorio che si occupano di tematiche ferroviarie come Como in Treno e Club Treni Brianza, che hanno animato l'ottava giornata delle ferrovie dimenticate con una speciale mostra di modellismo ferroviario proprio nell'atrio centrale della stazione internazionale di Como San Giovanni, alla presenza dello spettacolare diorama di Massimo e Fiorenzo Bonalumi, che rappresenta un'ambientazione di fantasia ma tipica di un piccolo deposito locomotive a vapore e diesel con impianti per rifornimento, manutenzione e ricovero delle stesse. Presente anche il plastico modulare realizzato dall'associazione Como in Treno dell'ormai dismessa ferrovia Como Varese. Tale linea nacque dalla volontà dell'amministrazione provinciale di Como, a cui apparteneva il territorio dell'attuale provincia di Varese negli anni 80 del XIX secolo, di unire con una ferrovia il capoluogo con Varese e il Lago Maggiore. La deputazione chiese al governo italiano la concessione per la costruzione e l'esercizio della linea Como-Varese-Laveno, che fu approvata con regio decreto il 16 febbraio 1882. Il primo treno circolò il 29 giugno 1885. L'elettrificazione della linea fu completata il 14 dicembre 1948, ma l'avvento delle auto e dei mezzi di trasporto su gomma ne segnarono presto il destino. La linea fu chiusa al traffico passeggeri il 31 luglio 1966, ufficialmente a causa dello scarso traffico e della lontananza fra le stazioni e i paesi,
A novembre fu soppresso il trasporto merci lungo la Malnate Grandate e nel 1972 i binari di questo tronco furono disarmati e privati della catenaria. Cedo la parola a Roberto Ghioldi dell'associazione Come in Treno. Buongiorno a tutti. Brevemente due parole. È una velocissima presentazione dei plastici presenti. Quello centrale è dell'associazione Como in Treno e raffigura la linea che non c'è più tra Como e Varese delle Ferrovie Nord Milano. Come vedete, le stazioni raffigurano quelle al vero ed è un ricordo di una ferrovia che è stata dismessa nel 1966 dalle Ferrovie Nord Milano. Sullo sfondo il plastico di Bonalumi, che raffigura un deposito di locomotive a vapore delle Ferrovie dello Stato. Quel tipo di servizio riecheggia da vicino il servizio merci a vapore che veniva svolto sul raccordo di Santa Teresa qui tra Como San Giovanni e lo scalo Lago. Poi il Club Treni Brianza, che sono i nostri più amici di avventura, stavo per dire compagni di merende ma non suona bene, amici d'avventura, con loro stiamo realizzando un plastico modulare legato alla ferrovia tra Como e Lecco. Sono una ventina di moduli su base di legno che raffigurano praticamente tutto il percorso tra Como e Lecco, che passa per Cantù, per Merone, eccetera. Vedete sull'estrema sinistra il ponte di Lecco, alcune stazioni Moiana, e contiamo per il prossimo autunno di essere pronti con questo lavoro da esporre. Bene, un pensiero conclusivo per collegarmi a quanto detto da Gagliardi, che torno a ringraziare per 100 stazioni. È la giornata delle ferrovie dimenticate. Però le ferrovie dimenticate non sono solamente quelle chiuse negli anni 60. Anche Como San Giovanni, anche la linea tra Como e Lecco rischiano di diventare ferrovie dimenticate, perché siamo più comodi con l'automobile, perché non c'è tanta attenzione. Il giornale in questi giorni sta trattando ad esempio dell'ex scalo merci che sta accanto a Como San Giovanni. Quindi c'è un tema legato alle stazioni che è un tema urbanistico, un tema culturale molto importante. Noi pensiamo di aver dato un piccolo contributo facendo in modo che la città entri dentro la stazione. Ecco, questo è un piccolo contributo che speriamo di essere capaci poi di poter riproporre anche più avanti. Alla mostra erano presenti anche i primi moduli del futuro plastico modulare della linea Como-Lecco, nato su idea del Club Treni Brianza, la cui inaugurazione ufficiale avverrà nel prossimo mese di settembre. Erano presenti i moduli della stazione di Moiana, realizzati da Fabio Sartori, il modulo del ponte ferroviario sull'Adda a Lecco, realizzato da Marco Ruffanelli, e gli edifici della stazione di Albate Trecallo, realizzati da Salvatore Bordonaro. Chi volesse partecipare all'attività del Club Treni Brianza, che ricordiamo ha sede ad Asso, può contattare l'associazione visitando il sito www.clubtrenibrianza.it.